1962, Giotto Bizzarrini dona un corpo vettura eccezionale alla storica Ferrari 250 GTO. Poco più tardi, Giovanni Volpi di Misurata, padre fondatore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, commissiona alla Sports Cars di Modena un'auto per le competizioni. Piero Drogo dà vita alla one-off che state vedendo, pronta per la scuderia Serenissima. Dire che Enzo Ferrari si incazzò è a dir poco. Nasce quindi la famosa Bread Van, letteralmente il furgone del pane, proprio come quelli dell'epoca. Unendo dunque il lavoro del progettista Bizzarrini, cacciato da Ferrari, alle idee dell'ex pilota Drogo, vide la luce questo progetto parecchio invasivo. La Ferrari 250 GT Drogo era più bassa di una GTO, aveva il motore in posizione più arretrata e disponeva di un sistema di lubrificazione a carter secco per poterlo montare più vicino al suolo ed abbassarne il baricentro. La carrozzeria inoltre era di tipo coda tronca, specifiche riprese da Wunibald Kamm, ingegnere tedesco considerato il padre dell'aerodinamica applicata alle automobili. Dopo soli 14 giorni l'auto era pronta e debuttò sempre nel 1962 alla 1000 km del Nürburgring. Partecipò inoltre alla 24 ore di Le Mans, dove riuscì a superare sul rettilineo la Ferrari 250 GTO ufficiale di 7 km orari, ma poco dopo si ritirò per problemi ai propulsori. Dopo questa breve introduzione storica, arriviamo ai giorni nostri e al progetto del designer Nils van Roy. La sua idea era rivisitare la Bread Van su un modello più attuale come la Ferrari 550 Maranello, velocissima supercar V12 protagonista alla fine degli anni 90. L'arrivo di questa nuova one-off venne dato niente meno che da Ivan Drogo inglese, attuale possessore del marchio Drogo Sports Cars. In futuro ha auspicato una collaborazione col collezionista che ha commissionato questo esemplare unico al fine di riunire il passato col presente e portare in Italia la nuova Bread Van. Passando alla meccanica, il 12 cilindri a V da 5,5 litri rimane identico con i suoi 485 cavalli e 586 Nm di coppia. 0 a 100 in 4 secondi e 4 con una velocità di punta pari a 320 km orari. Le vere modifiche sono state apportate al telaio, con un set di ammortizzatori coni regolabili e di cerchi Vredestein Ultra Forti Plus. La carrozzeria riprende le linee dell'antenata, andando a ricreare il posteriore a coda tronca e modificando il frontale assottigliando i gruppi ottici, aggiungendo delle prese d'aria alla base del cofano, così come le luci supplementari nella griglia frontale. Il prezzo di questo progetto non è dato saperlo, tuttavia una domanda mi sorge spontanea. Disponendo di una 550 Maranello, la trasformereste in questa? Personalmente, mai e poi mai.